Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare, avete fatto caso alla differenza di comportamento che Paolo chiede alle donne e all'uomo? La donna sia sottomessa, obbedisca, all'uomo si faccia carico, ami. Perché Paolo non chiede alla donna, ama tuo marito? Perché conosce i suoi polli, quindi sa che le donne sono incapaci di amore. Sarà per questo? No, infatti non è per questo, non è per questo, non è per questo. È che conosce la realtà. Abbiamo già accennato per una volta o l'altra, lui sa che in quell'epoca, in quelle zone, che si parli di Grecia, si parli di Roma, si parli di Palestina, non cambia niente. Che decide il matrimonio non è né lui né lei, è il padre di lui. La famiglia di lui che dice: abbiamo bisogno di palanche oppure abbiamo bisogno di farci delle alleanze sul piano economico, sul piano politico, eccetera, eccetera, per la politica spicciola della famiglia, e allora tu sposerai quella ragazza là. E allora lui si mette d'accordo col padre di lei: quanto vuoi per tua figlia? Io ho mio figlio così e così. Tu e tua figlia quella lì, quanto vuoi? Mi andrebbe bene per mio figlio. Mi andrebbe bene per mio figlio. Magari non si conoscono neanche tra di loro due. Erano pochi i casi dove il papà diceva al figlio: qual è che ti piacerebbe tra le ragazze che sono qui in zona? Quelli erano casi. Ma normalmente. E poi diceva: voglio tot. Papà di lui pagava e lei entrava a far parte della famiglia di lui. Come vi dicevo, a servizio della famiglia, allargata dal mattino alla sera. A servizio di lui a letto dalla sera alla mattina. Era una situazione balorda, terribile, ma era così. Quindi Paolo dice: ecco, tu non sei stato tu a decidere, non sei stato tu a volere, questa è la norma almeno, però hai accettato di essere venduto da tuo padre a questa nuova famiglia. Bene, comportati da essere umano, decente, rispetta, sta nel tuo ruolo che hai accettato. Hai accettato che tuo padre ti vendesse? Sta nel ruolo che tuo padre ti ha messo. Non aveva neanche scelta, però dice: comportati da persona decente, sei cristiana, sai che la tua vita ha senso nonostante questo, per noi non andrebbe molto bene, ma all'epoca la realtà era quella comunque, e la fede cristiana dava una marcia in più davvero, anche sul piano umano, di coscienza, della propria dignità, e comunque svolgi il tuo ruolo, quindi sottomessa, obbediente, non creare grane, eccetera, eccetera. A lui, che magari non aveva scelto lui la donna, perché non la conosceva neanche magari, però è comunque la parte forte, quella che decide, quella che compra, quella che fa cambiare la famiglia alla ragazza, a lui dice: tu ti sei tirato in casa non una bestiolina, un essere umano, e hai pagato per averla qua. Che comportamento hai? Che meriti? Davanti a quale tu non sei costretto a arrossire, a vergognarti? Un solo. Amala. Per lei è sufficiente che ti obbedisca e ti rispetti per svolgere il suo ruolo. Per te no. Tu sei la parte forte. Quindi tu hai solo una cosa da fare, amarla. Quindi alla fine chi è che si trova meglio? È più facile obbedire, essere rispettosi, che amare qualcuno che magari non conosci neanche e non ti piace neanche magari. Però, se Paolo scrivesse oggi la sua lettera, cosa direbbe? Direbbe ancora: voi mogli siete sottomesse, voi mariti amate? Bravo! A tutte e due, amatevi! Perché grazie a Dio sono cambiate le condizioni sociali che sono alla base del matrimonio. È una scelta reciproca la vostra. E in quanto scelta reciproca fatta da due adulti, vi è chiesto un solo comportamento: amarsi. E quell'amore che non è: mi batte il cuore, quindi mi interesso a te. Ma è? Cosa vuol dire parola sposo? Oh, qualcosina c'è, qualcosina resta. E la parola sposo cosa vuol dire? Se la parola sposo vuol dire farsi carico, la parola sposa cosa vuol dire? Scaricare. No? Farsi carico. Reciproco, reciproco.